Siamo duplicati, tutti duplicati. Buongiorno, oggi 30 luglio 2020 la settima commissione si riunisce, oggi in audizione la dottoressa Mandalà, capore dei servizi tributari, e la dottoressa Maria Adriana Angelomai. Chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza e il consenso alla registrazione, dopo i consiglieri anche gli invitati a consentire, grazie. Buongiorno, Russa presente, acconsento. Buongiorno, Volante presente, acconsento alla registrazione. Buongiorno, dottoressa Mandalà, buongiorno a tutti presenti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, sono Figuzzo, sono presente, acconsento. Dottoressa Mandalà e dottoressa Angelomè di acconsentire alla registrazione, grazie. Consento, acconsento. Grazie. Vicepresidente, la parola. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio la dottoressa Angelomè e la dottoressa Mandalà per la loro presenza e mi scuso per il ritardo dell'inizio della commissione. Se siete d'accordo, io direttamente cederei a loro la parola per illustrarci, visti i tempi ristretti, direttamente le due proposte di delibera arrivate in urgenza e dopo eventualmente la parola a noi consiglieri per qualche chiarimento ulteriore. Sì, parlo io, dico Maria, vuoi che anticipo? Comincia tu con l'IMU, sì. Ok, d'accordo. Praticamente questa nuova IMU, che in realtà nuova non è, perché fedelmente, quasi fedelmente, diciamo, riprende la precedente normativa, è stata, diciamo, la proposta è stata predisposta a seguito della legge di bilancio 160 del 2019, commi 738 e seguenti, impone chiaramente all'amministrazione di adottare un nuovo regolamento e di confermare le aliquote precedenti, pena l'applicazione praticamente delle aliquote base. Quindi si è predisposta prima la proposta di approvazione delle aliquote che sostanzialmente confermano quelle vigenti, e poi quella del regolamento, che è un regolamento blindato perché gli articoli, i commi della legge normano pedissequamente fattispecie, soggetti passivi e presupposti. Quindi, diciamo, gli spazi di manovra erano praticamente inesistenti, diciamo, per il comune. Non so se ci sono domande particolari perché sono un bel po' di articoli. Entro che termine bisogna approvarlo come urgenza? La norma prevedeva, la norma istitutiva prevedeva entro il 30 giugno, ma chiaramente sempre entro l'approvazione del bilancio, del termine dell'approvazione del bilancio, che è stato, come sapete, prorogato al 30 settembre. Sì, esattamente. Quindi è una manovra blindata, nel senso che noi non abbiamo margini. Fondamentalmente sì, perché è assolutamente su presupposti, soggetti passivi, diciamo sulla struttura dell'imposta il comune ha poco da dire, diciamo. Ok, rimane tale quale, d'accordo, grazie. Ma le novità di maggiore rilievo quali sono? Ma fondamentalmente non ci sono, abbiamo semplicemente raccolto, il regolamento precedente era molto più scarno, quindi si è proceduto, diciamo così, a una dettagliata descrizione per le istanze di agevolazione, così per evitare margini di confusione da parte dei contribuenti, quindi come inagibilità per la 431 piuttosto che per il comodato, si è riportato tutto in maniera appunto molto più lineare e precisa. Novità sostanzialmente non ce ne sono, diciamo così, non ha modificato molto il legislatore, conseguentemente neanche, diciamo, il comune. E per quanto riguarda eventuali adempimenti o mancate risposte da parte del comune alle domande di agevolazione e tutto il resto, oppure comunque, diciamo, una mancata collaborazione da parte del comune nei confronti degli utenti?
No, si è prevista comunque, come era già comunque, il fatto che il contribuente, qualora voglia accedere alle agevolazioni e riduzioni, deve chiaramente provvedere a mandare una comunicazione con la documentazione allegata. È previsto per il comune mandare questionari, ma questo era già previsto, diciamo, anche precedentemente. Ripeto, anche se non era scritto nel regolamento o in atto vigente, era quello che l'ufficio faceva. Adesso si è preferito mettere tutto nero su bianco puntualmente per evitare, insomma, cioè per agevolare anche chiaramente il contribuente. No, la domanda era diversa. Nell'ipotesi in cui un utente faccia Posso una. intervenire con l'autorizzazione vostra? Ho capito cosa chiedeva il consigliere Volante, se posso Sì, chiarire grazie, sì, io. grazie, sì. Allora, ritengo che il consigliere faccia riferimento all'articolo 11 della legge regionale 9 del 2020, dove, con cui è stato istituito il fondo perequativo Ah, regionale. sì, ok, sì. Allora, il fondo perequativo e quindi chiaramente allora, il Consiglio Comunale sarà l'organo competente ad approvare queste agevolazioni ed esenzioni. Allora, l'ufficio sta lavorando, io come Tari e Tosa, PCP e la dottoressa Angelomè come ICIMU, allora, su queste ipotesi con tante difficoltà, perché quantificare queste possibili agevolazioni e esenzioni non è facile, in un periodo feriale lo ancora di meno, in un periodo di Covid e di lavoro a distanza e a remoto lo è ancora di meno. Ma stiamo facendo il nostro possibile attraverso anche l'aiuto necessario di SIPPI S.p.A., allora della partecipata, che ci deve aiutare nella quantificazione che ci è stata richiesta dal nostro capo area. Abbiamo appositamente nell'atto deliberativo, nella parte narrativa, previsto espressamente che dare atto, e quindi chiaramente anche nella parte dispositiva, dare atto che giusto all'articolo 11 della legge regionale 9 del 2020, con apposita proposta di deliberazione, allora non era stato istituito il fondo, non c'era stata nemmeno la conferenza Stato-Regione, oggi già si è, questo step ulteriore c'è stato, e saranno sottoposti al Consiglio Comunale nei limiti delle risorse che saranno trasferite dalla regione siciliana ai sensi del menzionato articolo 11, eventuali apposite ipotesi di esenzione o riduzione valevoli in via del tutto straordinaria solo per l'anno 2020, in stretta connessione con gli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. È chiaro, allora mi sento di poterlo dire anche a nome della dottoressa Gelomè, che una volta che c'è in esame questo regolamento, così come poi passeremo a Tari quando lo riterrete opportuno, se ritenete esaustiva la relazione della dottoressa Angelamè sul tributo suo di appartenenza, si potrebbe fare un emendamento tecnico, allora, e inserirlo in questa proposta per evitare un'ulteriore proposta. Allora, che deve essere esaminata con Consiglio Comunale, potremmo calarlo non appena noi abbiamo definito questa stima con SIPPI e tutto il resto, potremmo o ricorrere a un emendamento tecnico o a un emendamento proposto da alcuni consiglieri, come ritenete. Non so, era questo che voleva sapere, consigliere? Sì. Poi La un'altra cosa. difficoltà, sì, se posso, dico, mettere, Prego, prego. non avevo appunto ben inquadrato la difficoltà per quanto riguarda l'IMU. Nasce chiaramente dal fatto che ci deve essere contestualità, così come previsto dalla norma nazionale, tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività che ha subito le perdite. Quindi, diciamo, bisogna incrociare varie banche dati e per questo abbiamo, come ha detto la dottoressa Mandala, interessato chiaramente la partecipata, perché è una quantificazione, una stima un po' difficile, diciamo così. Come personale, addetto, diciamo, a questo settore, è sufficiente oppure c'è carenza di personale? Assolutamente no, assolutamente no. Abbiamo spinto fiumi, allora i nostri primi 30 anni al comune abbiamo per iscritto, perché a luglio abbiamo fatto 30 anni, sì, io con la dottoressa Angelomè. Io ho trovato un settore al mio rientro, come capo del personale dell'intero settore, ho trovato un settore completamente trascurato.
Allora, sottostimato, specialmente con riferimento alla figura degli istruttori, che sono determinanti, io non posso chiedere a delle quarte qualifiche di istruire, perché il dettato contrattuale non lo prevede, quindi non posso chiaramente farli andare oltre quelle che sono le loro mansioni, quindi le difficoltà allora, sono abnormi, perché tutti i dipendenti che gestiscono tutti i tributi locali, Tari, Tosa, PCP e IMU, allora svolgono una quantità di adempimenti davvero abnorme, assumendosi anche responsabilità superiori alle qualifiche. Non avendo la qualifica adeguata. Assolutamente, e abbiamo richiesto allora da quando sono rientrata, allora di essere, perché allora chi è andato via per strada fiduciaria in commissioni o altrove, segreteria di assessori, non è stato mai assolutamente rimpinguato il personale che si è allontanato, molti sono andati in comando presso altri enti, neanche questi sono stati sostituiti, quindi alla fine chi è rimasto è schiacciato da un peso enorme. E andiamo avanti davvero con la grande volontà che ci contraddistingue. Ma il dottore Giambroni in merito a queste richieste si è attivato oppure? No, non dico perché, nessuno, addirittura quando io ho fatto la prima nota dicendo che ho trovato un settore completamente disorganizzato, privo di beni e servizi, eccetera, il dottore e le donne me ne ha tolti altri due funzionari, due contemporaneamente, il dottor Cano e la dottoressa Lanzarotta, questo allora, a seguito della mia segnalazione, tipo per dire non scrivere più, perché attenti continuiamo. È giustificato da... Mi scusi, dottoressa Lanzarotta, dal fatto che dovevano seguire il dottore Brucato, che è stato qui 9 anni e che di certo non si è distinto per diligenza e risultati raggiunti, perché io ho trovato 46.000 pratiche arretrate solo di Tari, e quindi il dottore Brucato è stato remunerato portandosi con sé 2 ottave qualifiche, e chi è rimasto, la dottoressa Angelomè c'è da parecchio, io sono tornata per la terza volta dopo 9 anni, siamo rimasti così, posti al pubblico ludibrio, infatti ho chiuso i 2 front office, la prima cosa che ho dovuto fare, perché se il personale è poco non si può ricevere il pubblico, lavorare alle pratiche e fare lotta all'evasione, diventa tutto alternativo, o si riceve il pubblico, che era quello che hanno fatto per 9 anni senza mai lavorare alle pratiche, quindi il pubblico si ripresentava ad ogni scadenza, ad ogni emissione di cartelle di ruoli, perché le pratiche non erano state lavorate. Siccome io ritengo che il rapporto che l'amministrazione deve instaurare con i contribuenti deve essere un rapporto leale, basato sulla fiducia, eccetera, eccetera, chiaramente io ho chiuso per correttezza istituzionale entrambi i punti attivi che erano via Ausonia e piazza Giulio Cesare, dicendo bene, allora lavoreremo solo le pratiche. Non riceviamo il pubblico e prenderlo in giro e poi non lavorare alle pratiche. Queste sono le determinazioni a cui sono aggiunta. Per me può bastare. Sì, questo è un argomento a parte. Io direi di passare direttamente sia alla deliberatari, se non abbiamo altre domande da fare alla dottoressa Angelomè. E dopo, non so, noi come commissione, occupandoci anche di personale, teoricamente potremmo anche affrontare questa tematica che mi vede particolarmente interessata, perché è indubbio che ci sono alcuni uffici che sono carenti, e quindi io sono d'accordo con quello che dice la Mandala e non è la prima volta che affrontiamo questo discorso. E altri uffici invece che abbondano, e quindi non è molto equilibrata. Convochiamo immediatamente Giambroni. Sì, perché dico non è la prima volta che affrontiamo questo discorso, però dico non è argomento di questa giornata, quindi secondo me in un secondo momento vale la pena, sì, è importante, perché giustamente dopo non si può lavorare bene. È logico, c'è una con tutta la buona volontà, però il lavoro, se manca il personale qualificato, non riesce a svolgerlo nel migliore dei modi. Quindi io sono d'accordo con quello che dice la dottoressa Mandala, però in ogni caso non possiamo parlarne adesso, quindi direi di farci illustrare brevemente, perché il tempo comunque stringe e dobbiamo a breve chiudere, la delibera sulla Tari, insomma dopo ne riparliamo per il personale. Bene, allora, per quanto concerne
la tassa di mio riferimento che è l'Ari. Allora, ho proceduto alla stesura, allora, di questa, alla stesura di questa, di questo atto deliberativo, per far sì, allora, che l'ente si uniformasse alle modifiche normative che sono subentrate rispetto a un regolamento che è del 2014, modifiche che potrebbero veramente agevolare l'operato, allora, del settore tributi, già penalizzato, come abbiamo già ampiamente accennato. E faccio un esempio per tutti: anche il mio strumento regolamentare è un mero adeguamento a normative, entrando più nel dettaglio rispetto alle utenze domestiche e non domestiche, a singoli fattori. La cosa più importante è, ad esempio, agevolazioni che si applicano solo ad un solo componente del nucleo familiare, che non eccede un tetto reddituale di... Io 9 anni fa avevo lasciato, allora, la previsione che le agevolazioni si richiedono una sola volta e rimangono vigenti. Chiaramente un'agevolazione presentata a una persona anziana, che evoluzioni potrebbe avere, se non quella purtroppo dell'evento morte? Allora, sono tornato e ho trovato, e vi voglio dire che questa fattispecie determina 25.000 pratiche all'anno di, allora, istruzione delle agevolazioni, che su input dell'assessore al ramo precedente è stato richiesto che si facesse una richiesta ogni anno, quasi per determinare un ingolfamento delle pratiche, determinare un non mancato funzionamento del settore. Basterebbe approvare questo regolamento, per dirvi le cose più importanti, per poter evitare che ogni anno l'ufficio venga presa di assalto dai vecchietti che vengono a riproporre l'agevolazione, perché sono soggetti unici che abitano in immobili chiaramente di dimensioni molto contenute e il cui reddito è entro la soglia prevista dalla legge del regolamento vigente. Basterebbe adottare uno strumento tecnico come quello che io ho proposto per snellire l'attività dell'ente. Allora, tutte le altre proposte vanno in questa direzione: agevolare l'operato degli operatori del settore tributi, snellire e soprattutto andare a rinfocolare, a rinsaldare il rapporto di equità, di efficacia dell'azione amministrativa, che diversamente non si può raggiungere. Personale no, strumenti regolamentari no, certo, con la bacchetta magica i risultati non li possiamo di certo raggiungere. Questo, allora, vi ho dato un singolo esempio, se volete chiaramente chiedermi altro, io sono disponibile, ma anche questo è un regolamento strettamente tecnico che c'è, con cui abbiamo cercato di adeguare un regolamento che era già un po' obsoleto, quello del 2014, a tutte le innovazioni legislative che si sono succedute ad oggi. Novità di rilievo? Questa delle agevolazioni, l'abolizione della IUC, che è l'imposta unica comunale, allora, che è stata prevista dalla 160 del 2019. Abbiamo distinto, io ne ho proposti almeno 3 o 4, io ogni tanto la giro da una cosa all'altra, sono piccole variazioni, allora, che non determinano se non novità sostanziali, se non quella che ho detto, sui fabbricati storici, il fatto che le conseguenze delle lavorazioni e delle pratiche decorrono dal primo giorno del bimestre solare successivo, anche questo previsto espressamente da una norma di legge, precisazioni rese necessarie anche dall'ARERA e dalla normativa, allora, sulla tassa raccolta rifiuti, perché, allora, come sapete, è una materia in continuo adeguamento, allora, la partecipata che si occupa di raccolta rifiuti deve seguire queste prescrizioni, chiaramente anche noi come ente impositore.
Quindi questa proposta va a sostituire un'altra proposta che già pendeva all'esame dell'ordine del giorno già dal 2017, non era stata mai prelevata né tantomeno votata, nel senso di approvata né respinta. Quindi l'ho riproposta accorpando tutte queste, tutte queste considerazioni a cui abbiamo fatto breve cenno. Anche sulle straordinarie misure di esenzione o riduzione del tributo tari, allora, che varranno per il solo anno 2020, abbiamo calato la stessa disposizione di cui ho dato lettura poco fa con riferimento all'IMU. Abbiamo scritto di dare atto che le straordinarie misure di esenzione e di riduzione del tributo tari valevoli per il solo anno 2020 e soprattutto aventi copertura finanziaria sui fondi di cui l'articolo 11 della legge regionale 9 del 2020 saranno proposte al Consiglio Comunale con deliberazione della Giunta, allorquando la Giunta regionale avrà stabilito l'effettivo contributo a favore del Comune di Palermo e le modalità del suo utilizzo e rendicontazione. Anche qui si potrebbe utilizzare l'esame di questo strumento regolamentare per introdurre ciò che sarà il frutto del nostro lavoro, la risultanza del nostro lavoro. Anche qui abbiamo già attivato la SISPI, anche qui allora i nostri funzionari assieme alle funzioni dirigenziali stanno studiando queste possibili agevolazioni ed esenzioni. Allora, che andranno ad attingere al fondo perequativo regionale, e con un emendamento tecnico o proposta da consiglieri potremmo arrivare all'approvazione, se chiaramente sarà condiviso dall'organo consiliare competente, anche di queste agevolazioni ed esenzioni. Va bene, la ringraziamo. Se non ci sono altre domande da parte dei colleghi consiglieri, possiamo salutare la dottoressa Mandalà e la dottoressa Angimbè e noi possiamo procedere con la stesura del verbale. Per me sì, va bene. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a voi. E allora, lo vedete il verbale a schermo? Consiglieri? Sì, sì. Okay. Sì, 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 sì. Perfetto. Allora, io ho cercato di fare un sunto, giusto ragazzi? Allora, verbale 146 del 30 luglio, approvato il 30 luglio, 10:15, la vediamo. Allora, il vicepresidente pone all'ODG visualizzazione verbale del 29 ultimo scorso firmato fuori seduta, che farò vedere. Oggi in programma l'audizione con il capo area del settore servizi tributari, dottoressa Mandalà, e il responsabile dei procedimenti del settore servizi tributi, dottoressa Angelomè, per discutere sulle proposte all'ODG. Ci sono le varie proposte messe da discutere. Il vicepresidente dà il benvenuto alla dottoressa Mandalà e al dottoressa Angelomè, ringraziandole di aver accolto l'invito, scusandosi per l'attesa per problemi tecnici al collegamento, dando la parola per approfondimenti sulle proposte in questione. Prende la parola la dottoressa Angelomè, che riguardante la aliquota IMU riprende la presentazione. Intervenire una legge. Certo. È la legge di bilancio 160. Allora, non c'è, perfetto. Ok. 160. Grazie. Prego, dottoressa, anzi, sono suggerimenti, arrivederci. Arrivederci. Allora, non so perché va a capo e non si vuole giustificare. Comunque, 160-2019, con un nuovo regolamento di conferma di aliquote. Il vicepresidente chiede il periodo ultimo per l'approvazione. La dottoressa Angelomè risponde che bisognerebbe approvare entro il 30 giugno 2020, ma slitta entro. È slitta al 30 settembre 2020 con l'approvazione del bilancio 2020. Il consigliere Volante chiede alla dottoressa Mandalà se il ritardo delle pratiche è per la mancanza del personale. La dottoressa Mandalà risponde che dal suo insediamento ha trovato un disastro in mancanza di personale, dove il personale assegnato non può eseguire le pratiche per il livello del personale non adeguato. Si passa all'esame sulla proposta della Tari, dove esistono gli stessi problemi per mancanza di personale, ma con tutti i problemi si attivando con la SISPI per cercare al meglio di svolgere il proprio
lavoro con impegno. Punto. Poi io penso che vada bene così, giusto? Mi ascoltate? Sì, va bene. Per il contenuto integrale del presente verbale si rinvia alla videoregistrazione. Lettura ed approvazione del suddetto verbale si rinvia la sottoscrizione alla prossima seduta utile. No, quindi tu lo puoi firmare subito, Giusy. Ce la facciamo, no? Sì, 5 minuti. Sì, allora il verbale si rinvia. No, lettura e approvazione del suddetto verbale si rinvia, questo lo devo togliere, Picchi. Giuseppe, devi far visualizzare quello di ieri. Sì, un attimo, quindi lettura, virgola, approvazione. Lettura, virgola. Ed, toglilo. Sì. Approvazione. È sottoscrizione del suddetto verbale. Ok, di sottoscrizione, aspetta un minuto. Ok, salva, qua mettiamo il vice. Sono 41, chiudiamo a 40, facciamo 5 minuti di... Facciamo 45. Sì, Giuseppe, fai 45, 46, il tempo di mandare il verbale. Allora, apertura 10:15, chiusura 10. 10:45. Ok, lo devo mettere qua. E devi fare visualizzare l'altro verbale. Salva. Perfetto, questo l'ho salvato. Intanto lo converto in PDF, file, salva con nome. Desktop, PDF, salva. Ok, questo è salvato. Questo facciamo vedere il verbale del 29. Qua c'è il verbale, se lo vedete, del 29, che era già letto, approvato, ma con le apposite... No, come mai io non me lo ritrovo quello? Ma io non c'ho il verbale, aspetta un attimo. Ascolta, io l'ho mandato. Aspetta un attimo. È 29? Sì. Io non me lo ritrovo qua. Come? Qua. Perfetto, lo sto facendo vedere. Eccolo qua, con le apposite firme, va bene? Consiglieri? Sì, d'accordo. Va bene. Una buona giornata a tutti. Aspetta, le firme ci sono. Dovete, Giusy, sì. Vicepresidente, devi firmare il verbale. Sì, sono... No, era fiducia. Già mandato. Lo sto facendo. Già sto procedendo.
Giussi già inviato. Va bene, lo apro. Giuseppe, ancora non mi è arrivato, vedi? Un attimo che sto mettendo l'OTP, hai ragione, Giù. Giuseppe, prima lo devi firmare tu per poterlo... Già fatto. E che è successo? Pinne non vale, vabbè. Allora. Ok, Giussi, ti sarà quasi arrivato. Madonna, che caldo. Io ho firmato. Ok, ancora qui a me non è arrivato. Faccio aggiorno, vediamo. A posto, vediamolo in un attimo. Lo vediamo. Mostrare la cartella. Barre del 30. Tutto fatto, 10 e 15. A posto, signori consiglieri, una buona giornata, a domani. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Aspetta che stacco la registrazione. Io sostanzialmente avevo scritto quello che hai scritto tu. Vabbè, quindi allora sono stato bravo. Allora, interrompere.